E con chi era in cella? Con chi è stato in cella? Se si ricorda qualcuno di quelli con cui è stato in cella? Io, mio fratello, mio nipote, questi. Con Tagliavia c'è stato mai? Cerchi In cella. Guarda, di ricordare bene. non mi ricordo bene, ma penso di no, penso di no. Con Sino Angelo c'è stato mai? Sì. Lei avrà saputo sicuramente che la strage del dottore Borsellino è stata fatta in via D'Amelio a Palermo. Certo che lo so. Quando lo ha saputo lei? Ma quando è successo? Io telegiornale, Lei già lo sapeva dove si trovava la via D'Amelio? Senta, io sono analfabeto, per dirle. Ci avrò passato 100 volte, 1.000 volte, ma però non sapevo che era via Ma D'Amelio. quella era zona dalla quale passava spesso? No, no. Lei non ha una figlia che abita da quelle parti? Ma non in via D'Amelio. E dove, se lo vuole dire? Abitava via Cirincione, mi sembra, una cosa del genere. Nemmeno la casa io so dove abita mia figlia, perché ci è andata ad abitare mia figlia dopo arrestato. Può dire come si chiama questa sua figlia che abita in questa via? Giovanna. Ma non in via D'Amelio, non è via Ma D'Amelio. vicino via D'Amelio si trova sta via? Via D'Aria è vicino forse, ma è dall'altra parte. Sopra il ponte della ferrovia o sotto, verso l'Acqua Santa? Il ponte della ferrovia, qual è questo ponte della ferrovia? Ah, vicino alla fiera, Vicino alla fiera. vicino a Fiera. Fiera, sì. Senta, lei ha saputo se questo appartamento dove abita sua figlia è stato in qualche modo danneggiato dall'esplosione che c'è stata in via D'Amelio? No, come fa a danneggiare? Che distanza ci può essere in linea d'aria? Guardi, non lo so perché nemmeno so di preciso dove è ubicato l'appartamento di mia figlia. E nemmeno so preciso dove è successo il discorso del Comunque via dottor. Cirincione mi pare che lei ha Mi detto. sembra, via Cirincio, mi sembra. Mi dica una cosa. Tagliavia Ciccio, lei l'ha conosciuto? Ce l'ho detto che l'ho conosciuto. Già me l'ha fatta questa domanda. L'ho L'ha conosciuto solo in conosciuto. carcere? All'Asinara. Ma lei non partecipava all'Asinara quando? Quando eravamo all'Asinara? Che anno era superiore? Perché lei all'Asinara c'è stato dopo le stragi. E all'Asinara, che anno era? Io all'Asinara non ci sono più dal 96. Lei è stato coimputato in qualche processo con Ciccio Tagliavia? Sì, Questo del libro Mastro? mi sembra di sì, mi sembra. A lei, i suoi familiari e i suoi conoscenti come la chiamano? Vincenzo, Enzo, come la chiamano? Vincenzo, No, Enzo no. è difficile che mi chiama Enzo. Lei che lavori ha fatto prima di essere arrestato? A cantiere navale. Ha esperienza anche di navigazione? No, no. Lei ha detto di avere conosciuto, mi pare, Onorato. Ci ho detto che ho conosciuto a suo papà e lui a tutti i fratelli, che lavoravamo al cantiere. È perché loro lavoravano pure là? Sì. Che No, rapporto aveva con questi Onorato lei? così, non I suoi figli lo conoscono ad Onorato, come si chiama in questo momento? Onorato Francesco. lo so se lo conoscono. Io ero, quando mi hanno arrestato, io ho lasciato piccoli i miei figli.
Un'ultima domanda, se ha conosciuto i fratelli Graviano? In carcere l'ho conosciuto, perfino a Spoleto. E prima non li conosceva? No. Lei è stato condannato a 20 anni o a 26 anni? Per... 20 anni. L'imputazione specifica qual era? Associazione e traffico di droga. Si trattava del traffico dei 600 kg di cocaina con gli Stati Uniti? Così dicono. È definitivo lei? Sì. Lei dice così dicono perché si è... Certo. Hanno sbagliato i giudici? Per me sì. Va bene, Presidente, non abbiamo altre domande. Va bene. Allora, l'avvocato Scozzo la può riesaminare. Sì, Presidente. Ah, un'ultima domanda, se il Presidente consente. Prego. Le volevo chiedere se lei, da quando è detenuto, ha effettuato colloqui con suo figlio Angelo. Ma mi sembra che una volta solo, mi sembra una volta. A Palermo? No, non mi ricordo, forse alla Sinara. Comunque l'ha effettuata almeno un colloquio? Forse uno. Va bene. Sì, Presidente, vado a Scozzolo. Avvocato Scozzolo. Se il signor Galatolo può essere... potrebbe riferirci quanti anni hanno oggi i suoi figli maschi? Il più piccolo deve fare, posso rispondere? Sì, certo. Il più piccolo deve fare 25 anni. Sì. Il più grande è come avrebbe 10 anni, perché è un pochettino meno amato. Come si chiamano, ce li può dire? Il più grande? Angelo è il più grande e Vito è il più piccolo. Il più piccolo come? Vito. Va bene. Nessun'altra domanda? Non ci sono altre domande? Pubblico Ministero? Sì, su questa domanda, perché in realtà non ha risposto compiutamente alla domanda del difensore. Suo figlio Angelo quanti anni ha? 31 anni, mi sembra 31 anni. E un'altra domanda, suo figlio Vito è venuto a colloquio con lei? Era bambino Vito quando veniva a colloquio. Signor Presidente, io ho quasi 9 anni che sono in carcere. Vito deve fare 25 anni. È venuto alla Sinara? Sì, accompagnava sua mamma. Quindi aveva almeno 19 anni, perché se è del 73, è nato il 10 ottobre 73. Esatto, 10 ottobre 73. Io ho quasi 9 anni che sono in carcere. Aveva 15 anni e mezzo, 16 anni il bambino. Ne aveva 19 comunque. No, vabbè, quando mi hanno arrestato. Queste poi sono facili da compiere. No, quando mi hanno arrestato ho detto, no? Che l'ho lasciato che aveva 15 anni e mezzo, 16 anni. A questo punto, scusi. L'avvocato Scozzola può concludere. Presidente. Quando è stato arrestato lei, così? Nel 90, febbraio 90. E che affezione, che tipo di malattia ha suo figlio il grande? Più grande. Un bambino di 10 anni, ecco, cos'è? Come il cervello ha 10 anni può avere, perché ha avuto la meningite. Ecco, va bene, grazie. Va bene. Ci sono domande? L'esame è concluso, può andare. Posso andare? Buonasera. Buonasera. Possiamo far entrare Marchese Antonino. Ci arriviamo, non può cominciare a revocare. Sono tutti presenti i testi oggi, vero? C'era un problema di un test eccessivo. Semmai lo sentiamo.
ci dà le sue generalità. Allora, Marchese Antonino, nato Palermo 11.357. Sì. Senta, lei è stato, sì. Senta, lei è stato imputato o è già stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso? Sì, sono stato condannato. Allora, oggi lei ha la veste prevista dall'articolo 210 del codice di procedura penale. In tale veste, cioè imputato in reato connesso, in tale veste ha la facoltà di non rispondere, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Se intende rispondere, sarà assistito da un difensore. È stato indicato come testa di riferimento dall'avvocato Salvo. Vuole rispondere? Sì, sì. Allora, intendo rispondere. Ha un difensore di fiducia? No, no. Accetta di essere assistito da un difensore di ufficio? Sì, ne metto uno lei. Va bene. Allora, accetta di essere difeso da un difensore di ufficio. Il Presidente nomina l'avvocato Vitello. L'avvocato Salvo può procedere all'esame. Buongiorno, signor Marchese. Buongiorno. Io l'ho citata per riferire in ordine a Di Filippo Pasquale, che le attribuisce, che dice che lei è la fonte di alcune informazioni ricevute sulla qualità di uomo d'onore di Urso Franco. Cioè, lei ha mai parlato con suo... lei è cognato di Filippo, sì, sì, Pasquale. Ha mai parlato con Di Filippo Pasquale dicendogli che Urso Franco era un uomo d'onore della famiglia della Guadagna? E prima di tutto conosce Franco Urso? Lei? Non lo conosco. A chi? A Franco Urso. Ho capito. Quindi non... E non abbiamo mai parlato di queste cose. Con Pasquale completamente. Di Filippo non... Completamente, non esiste. Sono solo calunnie, avvocato. Ha mai detto che era ha mai detto a Di Filippo, perché in un'altra parte dice che lei faceva un grosso traffico di... Di Filippo riferisce che lei faceva un grosso traffico di urina e tra l'altro che Urso era pratico di questo tipo di lavoro, che era pratico del traffico di eroina. Se dice che non lo conosce, la domanda è... Non esiste. È superflua. Lei ha mai detto a Pasquale Di Filippo che aveva litigato con tale Mantinone Alfredo e che l'avrebbe ucciso per questo motivo? Non ho capito. Mantinone Alfredo. Così almeno nella trascrizione. Mantinone Alfredo forse. Di Pasquale Di Filippo riferisce di una lite che lei avrebbe avuto con tale Mantinone Alfredo. No, Presidente, dice... è imprecisa la cosa. Non c'entra Marchese in questa no, linea. Lui avrebbe riferito a Di Filippo che avrebbe ucciso questo e poi da questo nasce tutta una circostanza. Il riferimento è solo questo, posso chiedere io, che attiene al sarebbe la causa di un'ulteriore attività che porta sempre al mio assistito. Però il riferimento di Di Filippo è pagina... Sì. Pagina 66. Sì, no, però Marchese gli avrebbe detto questa lite che ha fatto la pagherà cara. Presidente, io... Pagina 66. Seguiamo le forme, l'avvocato formula la sua domanda, esatto. Il pubblico ministero questa, eventualmente... Presidente, leggo testualmente, pagina 67 del verbale d'udienza reso da Di Filippo Pasquale. Il Di Filippo Pasquale... Mi scusi, avvocato, io devo formulare una opposizione, anche che volevo formulare poco fa, poi... Ho soprasseduto al momento, ma adesso anche per l'ulteriore prosieguo del dibattimento. Sì. Io non credo che sia proceduralmente corretto, anche se ci troviamo di fronte a un test di riferimento, dire prima e anticipare sempre che cosa il collaboratore di giustizia, comunque il soggetto che ha detto di aver avuto riferite cose dal soggetto che stiamo esaminando, ha riferito al dibattimento. Comunque... siamo nel corso di un esame e devono essere poste delle domande dirette, non facendole ogni volta precedere da quello che è un resoconto su dichiarazioni del collaboratore di giustizia, perché per quello che vale comunque questo nuoce a quella che è la genuinità dell'acquisizione della prova. Quindi mi scuso con l'avvocato se l'ho interrotto, se gli ho dato sulla voce, però già la domanda, o meglio il suo intervento, non era teso a fare subito la domanda, ma a leggere dichiarazioni di un soggetto. Non può essere ammesso. L'opposizione è fondata e la invito a evitare di leggere testualmente. Deve porre la domanda in modo diretto e senza leggere.
Presidente, io no, è perché ovviamente io... potrà consultarlo prima per sì, fare ma non era, per formulare ora, adeguatamente la sua domanda. Non voglio polemizzare con nessuno, solo per capire. No, polemizzerebbe con me, avvocato. Ponga la, no, la domanda no, nei termini in cui l'ho detto. Per dopo, dico, quando non noi... deve leggere dati questo di verbale, chiaro, né leggendo... riferire né riferire testualmente ciò che hanno detto altri soggetti infatti, processuali in genere. Infatti, però lo posso chiedere, è vero che lei ha detto certo. Perché se no come faccio? Questo era solo per questo. Io così intendevo fare, poi si disse impreciso, allora io per non essere impreciso volevo leggere. La domanda è questa, lei conosce tale Mantione o Mantinone Alfredo? Non conosco questa persona. Basta, allora non ho altro da aggiungere, ho finito io. Pubblico Ministero può controesaminare. Da quanto tempo lei, da quando è stato arrestato lei? Il 13 agosto 83. 83, quindi prima nell'82-83 era libero? Sono stato libero nell'82. Lei frequentava un bar in via Amedeo d'Aosta? Via Amedeo d'Aosta? No. No, non è mai. Conosce Salerno Pietro? L'ho conosciuto in carcere. In carcere. Conosce Giuseppe Lucchese? L'ho conosciuto in carcere. Marchese Giuseppe lo conosce? Certamente, mio fratello. Meno male. Marino Mannoia Agostino l'ha mai conosciuto? No. Per che cosa è detenuto lei? Per che cosa sono detenuto? Quali, per quali reati è detenuto? Per omicidio. Omicidio ha condanne anche definitive all'ergastolo? Sì, sono definitivo, giudicabile e appellante. Definitivo per quale reato? Per omicidio. Di chi? Non mi ricordo. Lei è definitivo per l'omicidio di Puccio Pietro? Puccio? Puccio, l'omicidio Puccio. Omicidio Puccio come? Vincenzo. Scusatemi, mi scusi, Puccio Vincenzo. Sì, sì. Sì. Pietro era libero. No, scusatemi. Ha avuto... Ecco, altri reati per i quali non ha condanne definitive quali sono? Cioè, abbiamo detto che è omicidio. Vorrei sapere, omicidio di chi? Non mi ricordo. Non mi ricordo, non lo ricordo, non vuole rispondere alle mie domande. Lei è stato latitante per un certo periodo? Sono stato latitante 82 fino a che mi arrestavo. Lei è stato condannato anche per l'omicidio in pregiudizio di Lo Iacono Carmelo e Peri Antonino? Sì. È nipote di Marchese Filippo? Sì. È cognato di Bagarella? Sì. È stato detenuto assieme a suo fratello? Sì. Ha già parlato di Filippo Pasquale. Ha mai visto di Filippo Pasquale in carcere? È venuto a trovarla mai? In tutta la carcerazione mi è venuto a trovare una volta o due volte. In tutta la... E di Filippo Emanuele? Un paio di volte è venuto pure. Lei quando ha saputo della scelta di suo fratello di collaborare con la giustizia? La data non mi ricordo. Ma approssimativamente... Non mi ricordo. Non si ricorda o non vuole rispondere? Non mi ricordo. Ha commentato con qualcuno, per esempio con qualche suo familiare, con, non so, con vostra madre o con qualche altro familiare, questa scelta di suo fratello di collaborare? Me lo spieghi meglio. Io lo spiego negli stessi termini. Se ha commentato con qualcuno dei suoi familiari questa scelta di suo fratello Giuseppe di collaborare con la giustizia, quando l'ha saputo? Se l'abbia commentato. Ne abbiamo parlato.
Vuole dire in che termini? Nei termini che è un povero malato, un povero disgraziato, un povero... sta facendo, cioè lui in sostanza per uscire dalla galera sta facendo un sacco di calunnie, perché solamente per uscire da galera, perché lui era già aveva l'ergastolo definitivo. Allora appena si è visto l'ergastolo definitivo, sta consumando, sta facendo un sacco di tagliere a tutte queste persone per ottenere benefici, per uscire, per come è uscito, per come è libero. Solamente facendo tragedie sulla pelle delle persone per ottenere benefici lui. E le dichiarazioni che ha fatto su di lei? Come sulle dichiarazioni? Certo, sono calunnie. Sono calunnie. Quindi le condanne, anche quelle passate in giudicato, sono condanne che lei ritiene ingiuste? Certamente. Io sono innocente. Io sono innocente. Quanti omicidi le sono stati contestati con mandato di cattura? Presidente, opposizione, questi sono dati che si possono verificare extra esame. Non me li ricordo. Non sono avvocato, gran parte delle domande che sono state poste erano verificabili. Comunque facciamo prima, credo, a porre la domanda. Può rispondere? Non mi ricordo. Se poi lei ha tutto questo interesse, se li vado a vedere. No, lei così non può rispondere. Allora, non intendo rispondere. Lei, dica non intendo rispondere, ma signor Marchese. Mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere. Io ho l'interesse della giustizia, non è che l'interesse... Pubblico Ministero, evito di polemizzare anche lei. Lei, se intende non rispondere, dica semplicemente non intendo rispondere a questa domanda, ma eviti qualunque commento. Sono... se vuole rispondere nell'ordine di 5, 10, 15... Prima che parli già io lo dico io, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, qualunque domanda mi fa. Presidente, io chiedo comunque che il test venga richiamato ad essere più rispettoso, perché prima è che già parli, stato, è già stato richiamato... L'ha rifatto, io chiedo, Presidente, perché prima che parli al pubblico ministero non si dice... Il pubblico ministero può porre qualunque domanda e lei di volta in volta dirà se vuole rispondere evitando qualunque commento e qualunque atteggiamento polemico poco rispettoso. E soprattutto, Presidente, chiedo che qualunque dichiarazione, anche quella di... avvalersi alla facoltà di non rispondere, venga fatta dopo che il pubblico ministero completa la domanda. Questo senz'altro. Non è stato così ora. Lei ha conosciuto o ha sentito parlare di tali fratelli Aiuzza? Non intendo rispondere. Lei non intende non rispondere a qualunque domanda derivi dal pubblico ministero o anche da altri soggetti? Basta, non intendo rispondere per nessuna domanda. Va bene, prendiamo atto di questa decisione. L'esame è concluso, può andare. Buonasera. Allora, riprendiamo l'esame che era stato interrotto di Spadaro Francesco. Allora, mi conferma che intende rispondere e che accetta di essere assistito da un difensore di ufficio. Allora, il Presidente nomina d'ufficio il qui presente avvocato Vitello. Vitello? Giacomo. Allora, il suo esame è stato chiesto quale testo di riferimento dall'avvocato Turrisi, che può procedere. Sì. Prego. Buongiorno signor Spadaro. Buongiorno. Senta, volevo chiederle, nel periodo del 93, lei dove è stato detenuto? In quale carcere? Alla Sinara. Da quando si trovava alla Sinara? Ma da poco. Da che mese, lo ricorda? No. Ricorda se era il periodo estivo, il periodo invernale? Estivo. Senta, lei conosce un certo Costa Gaetano? Sì. Come lo conosce? Eh? Chi è, come lo conosce? L'ho conosciuto in carcere a Livorno. Che vuole sapere, avvocato? Non lo so. L'ho conosciuto a Livorno. È stato condetenuto con lei nel carcere della Sinara? Sì. Lei aveva dei dialoghi, era condetenuto nella stessa cella innanzitutto? Sì. Per quanto tempo? Poco. Quanti giorni all'incirca?
No, due mesi, tre mesi, non lo so dire. Ho capito. Lei ha, avevate dei rapporti confidenziali? No, le posso dire solamente che era un detenuto che faceva l'accattone in carcere e faceva un colloquio ogni due anni, ogni tre anni, così. Era proprio abbandonato, una persona abbandonata. Ho capito. Lei ricorda se oltre a voi due nella stessa cella c'era qualche altro detenuto o eravate soltanto voi due in cella in questi tre mesi? C'è stato un periodo che eravamo soli. Soli. E in altri periodi? In altri periodi con altri detenuti, però si cambiava sempre, no? C'era confusione delle persone che entrava e che usciva, non lo so. Sì. Senta, lei invece conosce Tagliavia Francesco? L'ho conosciuto di vista alla Senale. Ho capito. Lei sa, ricorda se ha mai fatto delle confidenze sul conto del Tagliavia Francesco al Costa Gaetano nel periodo della vostra detenzione alla Sinara, nel carcere della Sinara? Avvocato, se non lo conosco è su Tagliavia, che confidenze ci posso fare? No, vabbè, l'ho conosciuto di vista io. Sì. Neanche lo conoscevo. Quindi non esiste. Mi dica un'altra cosa, lei ha sentito parlare della strage di Via D'Amelio? Ma quando ero in carcere, io da quasi 17 anni che sono in carcere. Okay. L'ho sentito da televisione. Lei ha saputo, quando ha saputo del coinvolgimento, se lo ha saputo, di Tagliavia Francesco nel procedimento avente ad oggetto la strage di Via D'Amelio? Ma non l'ho saputo, avvocato, perché non mi è interessato mai, anche perché l'ho conosciuto di vista il suo signore. Quindi lei esclude, diciamo, in maniera assoluta di aver fatto al Costa qualunque tipo di confidenze, diciamo in senso assoluto, sì, comunque sulla strage. Sì, assolutamente. Costa. Sì. Senta, poi mi dico un'ultima cosa. Lei ricorda se il Tagliavia Francesco è stato mai detenuto insieme a lei, nella cella con lei e con Costa Gaetano, in quei tre mesi di sua permanenza alla Sinara? No, mai. Assolutamente no. Mai. Anche perché, no, assolutamente. Lei parlava comunque al Costa delle sue vicende processuali, sue personali o familiari, cioè, o aveva dei rapporti così, diciamo, molto... Avvocato, avevamo un rapporto di detenuto, io sapevo che cosa era imputato lui, io sapevo che lui sapeva di me, queste cose, però altre cose... Perfetto. Non ho nessun'altra domanda, Presidente. Va bene. Pubblico Ministero. Lei ricorda in quale periodo si è trovato alla Sinara assieme a Costa Gaetano? No, non lo so. Il periodo preciso non lo so, ma penso dopo un anno che eravamo alla Sinara. Ecco, è possibile che lei sia stato ristretto nella stessa cella assieme a Costa dal 28 luglio 93 al 24 settembre 93? Da quando, dottore? Dal 28 luglio 93 al 24 settembre 93. Può darsi, non lo escludo, dottoressa. Ci sono state in cella, però e poi, non le... dal 7 ottobre al 23 ottobre del 93. Può darsi, non lo escludo. E poi l'ultima volta fino all'8 gennaio del 1994. Non lo escludo, sì. Dottoressa. E invece Tagliavia quando è arrivato alla Sinara? No, non lo so, avvocatessa. Possibile che è arrivato nel maggio 93? No, non lo so. Lei lo sa che a quell'epoca a Tagliavia ancora non era stata contestata la strage di Via D'Amelio? No, non lo so. Non lo so. Ci vuole dire... Scusi un attimo, pubblico ministero. Avvocato Salvo, le vorrei ricordare una minore irruenza nel... Se magari può schermare il microfono per evitare che entri la sua voce. Prego, pubblico. Lei ricorda Tagliavia con chi era detenuto? No, anche perché non lo conoscevo, non è una persona che non conoscevo, dottoressa. Lei ha conosciuto Lucchese Giuseppe? Il mio cugino. Ricorda se erano detenuti nella era detenuto con Lucchese Giuseppe? No, non lo so. Lei per quale che tipo di condanna ha attualmente? Attualmente? Sto scontando l'ergastolo. Per quale reato? Per un omicidio. Un omicidio di chi? Non lo so, è importante, le sto facendo una domanda, lei mi deve rispondere. Presidente, è importante per il... Sì. Omicidio fiorentino e omicidio Tagliavia. Omicidio? Tagliavia.
Senta, e ha altri provvedimenti di cattura oltre a questa condanna definitiva? Sì. Per quali reati? Atti omicidi. È stato imputato anche per il maxi processo? Sì. È stato condannato per il maxi processo? Sì, sì. Dove è la scheda? Ah, è la mia. Ha un soprannome? No, no. La chiamano Pippo? Sì, la chiamano Pippo? Gli amici, e anche Peppuccio? Sì, sì. Presidente, io però credo che forse dovremmo sospendere perché non riesco a concentrarmi. Sì, avvocato Salvo, devo ricordarle che il suo colloquio telefonico non può comunque intralciare il... Nello stesso, alla Sinara, c'era pure un Vernengo Cosimo detenuto con voi? Sì, sì. E lei lo conosceva da prima? Sì, sì. Perché cosa, avevate commesso reati sì, assieme? Sì, sì, i ragazzini hanno commesso, ci imputavano e poi ce ne siamo andati a solo. È stato denunciato assieme ai Marchese lei? Sì. Ricorda per quali reati? Per omicidio. Ricorda se riguardano gli omicidi di Villabate, Pitarresi, Caruso, Mafara? Come non ho capito. Gli omicidi Pitarresi, Caruso, Mafara? No, non l'ho imputato io. Ricorda che nell'82 c'è stata una denuncia proprio per questi reati, è fatta a suo carico assieme ai Marchese, a Marchese Filippo, detto Mulinciano? No, ma no, non ne corrispondevo io di questi reati. Marchese corrispondeva di questo. Qual è l'ultimo provvedimento che hanno emesso a suo carico? Lo ricorda? Facciamo. Presidente, scusi, avvocato da qui. Prego. A questo punto noi, almeno io formalizzo una formale opposizione a questo tipo di esame condotto dal pubblico ministero, perché il signor Spataro è stato chiamato qui a deporre su circostanze indicate all'avvocato Turrisi quale tesse di riferimento. Questa indagine che sta facendo oggi il pubblico ministero va al di là della ammissione del capitolato su quale ha già deposto il test. Per cui noi riteniamo che certamente è fuori dalla legge procedere a questo tipo di esame, intanto perché siamo fuori tema e quindi il test certamente non può essere oggi comunque chiamato a rispondere sulle sue vicissitudini personali. Ecco, quindi c'è questa opposizione a questo tipo di indagini. Presidente, mi dà la parola? Prego. La legge non solo consente, ma addirittura impone alle parti, ogni qualvolta venga esaminato un testo o un imputato di reato connesso, anche quando l'esame avvenga ex articolo 195, di fare tutte le domande per valutarne l'attendibilità. Le domande che l'ufficio del pubblico ministero sta ponendo sono tutte volte, chiaramente, lo abbiamo capito tutti, a valutare l'attendibilità di dichiarazioni di un soggetto anche in relazione all'eventuale sua appartenenza, tra l'altro già sancita, quindi cancello l'eventuale con sentenza passata in giudicato, alla stessa organizzazione criminale alla quale, secondo la contestazione, appartengono oggi i soggetti imputati di strage e di 416 bis. E apparteneva per sua stessa ammissione anche il soggetto Cannella Tullio, fonte e il soggetto Costa Gaetano, comunque, fonte delle conoscenze chieste dall'avvocato Turrisi al soggetto. Come si chiama lei? Quindi mi pare che l'eccezione sì, debba essere rigettata e che le domande finora ammesse siano state correttamente ammesse. L'eccezione è respinta per le ragioni indicate dal pubblico ministero e poiché l'esame che viene ammesso ai sensi dell'articolo 195 si svolge con le stesse modalità e segue le stesse regole di un qualsiasi esame. E in questa sede, essendo il pubblico ministero in controesame, non è neppure vincolato dal capitolato della prova e dall'articolato della prova. Quindi la domanda è ammessa, può rispondere. Pubblico ministero, riproponga la domanda perché è passato del Qual tempo. Qual è l'ultimo provvedimento di cattura che hanno emesso nei suoi confronti? Non mi ricordo se è stato omicidio vitale o Pellongo. Le sono stati attribuiti anche gli omicidi di Fazio Giovanni, Inzerillo Giuseppe e Pecorella Stefano? No, solamente di Fazio. Di Fazio, con provvedimento recente, diciamo, del maggio del 96. Sì.
No, solamente di Fazio. Di Fazio, con provvedimento di recente, diciamo, del maggio del 96. Lei ha conosciuto Tinirello Lorenzo? No, no. Ma esiste un provvedimento di cattura assieme a Tinirello Lorenzo? No, no, no. No, è agli atti. Presidente, mi scusi. Ha conosciuto Barranca Giuseppe? Un'eccezione in relazione alla, alla facoltà che ha il testimone anche di non rispondere. A norma del 198 certamente il testimone è esonerato dall'obbligo di deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Ammettere eventuali conoscenze di personaggi imputati o coimputati vuol dire entrare nel merito, o negarla, vuol dire entrare nel merito di fatti che sono ancora in via di accertamento e per i quali certamente l'imputato, il teste, ha facoltà di non rispondere. Avvocato, questa facoltà di non rispondere è stato già avvisato prima dell'inizio dell'esame e in ogni momento può essere esercitata dal test. Quindi è inutile che ripeto, non fatemi ripetere che si seguono le stesse regole che abbiamo costantemente applicato per tutti gli esami. In questo caso è stato avvertito delle facoltà riconosciute dall'articolo 210 del Codice di Procedura Penale. Ovviamente la mancata risposta, come per tutti gli altri esami, potrà essere fonte di valutazione per la Corte e per le parti. Senta, ha conosciuto Barranca Giuseppe? No, mai sentito. Dove abitava lei prima di essere detenuto? In quale zona? Io? In Viano Tabarto. E si ci può dire su per giù a che altezza di Viano Tarbartolo? Viano 26. Lei ha detto di essere stato detenuto con Costa Gaetano per un certo periodo alla Sinara. Io volevo sapere da lei, facevate anche l'ora d'aria insieme quando capitava? Sì. Costa Gaetano le ha riferito quali erano i motivi per cui era detenuto? Costa? Sì. Ma dottoressa, le vorrei spiegare chi era Costa, se lei mi permette in due minuti solo. Se permette il Presidente. Il signor Costa aveva quasi 18 anni che era in carcere, questo signore, ed era abbandonato di tutto. Può fare accertamento, signor Presidente, faceva colloqui, uno ogni 3 anni, tutto il periodo che era alla Senara, non ha fatto mai un colloquio. Proprio un personaggio abbandonato da tutti, un ubriacone, cercava sempre vino. Che cosa ci dovevo passeggiare io con il signor Costa? Che lui ora legge il giornale e si dipinge come boss di qua e boss di là. Io lo conosco come un meschino, dottoressa. Ma per che cosa era detenuto Costa? Per quali reati? Non lo so, sapevo che aveva un sacco di tempo che era in carcere, però non so, che non mi interessava proprio. E lei gli ha mai detto, mentre eravate nella stessa cella, per quale motivo era detenuto lei? No, se poi io ero all'aria, lui si andava a leggere i documenti processuali della mia carpetta, non lo so. Perché ritenevate in cella i documenti della carpetta? Certo. Quindi lei taglia via assieme a suo cugino Lucchese nella stessa cella, non li ha mai visti? Non lo so, non l'ho mai visto. Lei ha so. Detto di averlo conosciuto, almeno così dice, quando è venuto in carcere. Chi gliel'ha detto che era Tagliavia Francesco? Tagliavia, perché l'ho conosciuto, perché, non lo so, qualche anno prima di chiudere la Senara, sono andato a finire nello stesso passeggio dove era questo signore. E quindi dopo quanto tempo? Quanto tempo? Ma che le posso dire, non lo so, poco prima di chiudere la Senara, un anno prima. Quindi l'anno scorso? Lei l'ha conosciuto soltanto l'anno scorso a Tagliavia Francesco? L'anno scorso, 2 anni fa, quello che è. Lei ha conosciuto Nando Grippi? Nando Grippi l'ho conosciuto. E ha un rapporto di parentela con Tagliavia, Nando Grippi? No, non lo so. E quando l'ha conosciuto Nando Grippi? Era in carcere a Livorno con me. E lei è stato detenuto in carcere a Livorno anche assieme a Costa? Sì. Quindi vi conoscevate già da prima? Sì, lo conoscevo, era un meschino, dottoressa. Era uno che non faceva colloquio, abbandonato, come ce lo devo dire? Mi dica una cosa, in questo carcere di Livorno c'era pure Pullarà Giovan Battista? Sì. E lei lo conosceva, Pullarà Giovan Battista? Ma come l'aveva conosciuto? Da prima che lei... L'ho conosciuto in carcere. L'ha conosciuto in carcere. Quanto tempo è stato detenuto lei a Livorno assieme a Costa? Ma quel periodo c'era mai questo processo, non ce lo so dire, scendevo, salivo, non so fare un calcolo.
Io ce l'avevo questa presunzione. Queste carte oggi. Mi scusi un attimo, sto cercando una carta. È possibile che in questo carcere di Livorno lei sia stato detenuto con queste pause che lei ha detto, diciamo, dall'88 al 92? Sì. Ed è possibile che Costa nello stesso carcere di Livorno sia stato detenuto dall'88 al 92? Sì. Quindi non sono più due mesi della Sinara, vi conoscevate sì, prima? Sì, ma io lo conosco propriamente bene, ce lo dico dottore, proprio un meschino, un accattone. Quindi parlavate? Ma parlavamo di che cosa? Parlavamo me la dava una fiaschetta di vino, perché dove andava sempre vino. Lei lo sa che Costa collabora oggi con la giustizia? Sì, certo. Ha conosciuto Scarpisi Pietro? O darsi che l'ho visto, però questo nome non mi suona bene. Io credo che... Dunque, aspetti un attimo. Ha rapporti di parentela con Spadaro Tommaso? Sì, mio zio. In che senso è suo zio? Fratello di mio padre. Fratello di suo padre. Lei ricorda di qualche... Questo Nando Grippi è stato detenuto assieme anche nella stessa cella con voi, con Costa? No. Mi ricordo di sì. Conosce di Filippo Pasquale? Sì. Di Filippo Emanuele? No. Marchese Antonino? Sì. Bagarella Leoluca? In carcere, l'ho conosciuto in carcere. Tutti in carcere? Sì. Prima del carcere lei non ha mai conosciuto nessuno di loro? No. Io che sono detenuto, dottoressa, da... Sono detenuto da 15 gennaio 82, non è che un giorno. Senta, signor Spadaro... È vero che anche suo zio Tommaso Spadaro conosceva Gaetano Costa? No, non lo so. Opposizione, Presidente, alla formulazione della domanda. Prego. Ma non lo so. Perché pur essendo in controesame, certamente non si può chiedere né a un imputato di reato connesso né a un test se è vero che un terzo soggetto conoscesse il Costa. Si hanno questa necessità i pubblici ministeri... Che avvocato, chiamano... non so da dove ha tratto questa limitazione, ma non credo che sia... Presidente. Ovviamente si deve approfondire le ragioni per cui è o meno in possesso di una siffatta conoscenza, ma limiti per la domanda non ve ne sono. Io ho fatto... No, ma non lo so completamente. Suo zio Tommaso Spadaro è stato mai detenuto a Livorno con lei? No. Alla Sinara? No. Senta, poc'anzi lei ha detto... Costa Gaetano era un accattone, un meschino, sì. Adesso collabora. Ma non dice... è per il fatto che perché collabora. No, mi lasci finire la domanda. Adesso collabora e dice che era un boss, dice sì. Ma quale boss? Si comportava come un meschino. Era un meschino, non si comportava. Io le volevo chiedere questo, siccome lei ha detto ma quale boss? Sì. Per quelle che sono le sue conoscenze, invece sì. Il boss come si comporta? Allora, leviamo le conoscenze perché io le conoscenze... Opposizione, Presidente. Si chiede un'opinione su come si comportano i boss. No, conoscenze, cioè, non come opinione. Comportarsi, che vuol dire se camminano mantenendo la destra, se ridono. Cosa vuol dire come si comportano i boss? È l'espressione di un'opinione che si chiede al test. La domanda non è ammessa, ma per un profilo diverso, è solo per quello della genericità, perché non fa riferimento a un comportamento specifico e non perché gli si chiedano delle opinioni. No, ma io queste cose le trago. No, non ho ammesso la domanda, lei non può rispondere. Come le dipingono il dottor Pubblico Ministero pubblico può proseguire. Ministero. Allora, specifichiamo la domanda. Lei nel dire che il Costa era un meschino, un accattone, ha fatto riferimento per esempio al fatto che le chiedeva dei fiaschi di vino e al fatto che era abbandonato e che non aveva colloqui in carcere. Sì, vedevo io che non faceva mai colloqui, potete fare accertamento voi stessi. Erano solo queste le circostanze. Di che cosa?
per le quali lei dice che Costa era un meschino? No, ma dato come definite voi, se boss le leggo nei giornali, come dicono che hanno i miliardi, se uno è boss e ha miliardi, a qua e là e fa Nicolò. Questo vedevo proprio che non faceva niente. Se come definite voi che sono boss così, non lo so, allora questo non era boss. Quindi secondo quello che lei legge sui giornali? Di quello che io leggo o traggo da quello che dite voi. Volevo sapere se c'era un qualche motivo specifico, se lei ne ha conoscenza, perché dopo un così lungo periodo di comune permanenza a Livorno con Costa siete stati messi nella stessa cella anche alla Sinara? Ma alla Sinara siamo stati messi nella stessa cella, ma non io perché sono andato in cella con lui. Là io partivo per processo, ritornavo e mi hanno messo con lui. Non che io sono voluto andare con lui. Può vedere lei se c'è una domandina fatta, qualche cosa, faccia accertamento. Poi se uno scendeva a processo, ti cambiavano cella e ti mettevano in un'altra cella. Tutto qua. Lei, visto che appunto il Costa in qualche modo le dava fastidio con queste richieste, comunque lei lo considerava un accattone, ha mai fatto a Livorno o alla Sinara delle domande per non essere messo in cella con Costa? Io? Sì. Di non essere messo in cella con per Costa? Per andare in un'altra cella, per essere diviso da Costa. Ma io non ho problema con nessuno in carcere. Io tratto a chiunque, dal meschino allo scopino e a tutti. Costa le ha mai fatto riferimento a quello che faceva, ai motivi per i quali lui era in carcere? Non lo so, non mi interessava. Ma lui gliene faceva riferimento? A me? Sì. Che voleva sapere di me? No, se lui spontaneamente diceva, sai, io sono in carcere perché... No. È la quarta volta che il pubblico ministero fa sempre la stessa domanda. Non mi pare. Avvocato Scozzola. Sì, presente. Opposizione, perché la quarta, se non la quinta volta, che i pubblici ministeri ritornano sempre su questo argomento. Sai perché era detenuto, gli faceva confidenze, glielo aveva detto e via di seguito. Seppur con parole diverse, tutto sommato si chiede... Poc'anzi all'inizio del suo esame, anzi del controesame, ha detto di aver conosciuto un Vernengo Cosimo. Sì. Se può dire chi è questo Vernengo Cosimo, in quali circostanze lo ha conosciuto? Ma l'ho già detto alla dottoressa. Io non lo ricordo, quindi se il Presidente ammette la domanda lo dovrebbe ridire. Ma io mi rifiuto di rispondere a questa domanda. Tu hai detto. Senta, lei ha detto di avere conosciuto questo Nardo Grippi. Lei sa questo Nardo Grippi con chi è sposato? Ne avete parlato? No, non lo so. Lei sa che è cognato di Tagliavia Francesco? No. Ricorda se Nardo Grippi, mentre eravate a Livorno, fu spostato e si fece mettere lui stesso in isolamento? Non lo so. Non lo so, non lo sa? Non lo so. E se proprio questo fatto fu interpretato come un possibile pentimento, tanto che vi siete preoccupati? Presidente, opposizione, perché già c'è la premessa di fondo, manca. L'opposizione quindi. Accolta. Lei ha conosciuto Tagliavia Pietro? Io ho conosciuto un Tagliavia Pietro in carcere, però non so chi sia. Era per caso parente di Nardo Grippi? Non lo so, dottore. Non abbiamo altre domande, sì. Va bene, allora se non ci sono altre domande... Presidente, solo due domande. Prego. Avvocato no, stavo dando proprio la parola a lei per il riesame. Ho appena finito di dire che si seguono tutte le regole del... Certo, è ovvio. Signor Spadaro, volevo sapere una cosa, una precisazione innanzitutto. Lei ha detto io sono stato detenuto dal 15 gennaio dell'82 in poi. Ecco, ora volevo che lei ci precisasse, questa detenzione è stata continua? Cioè lei... No, sono uscito poi il 18 febbraio 91 e riarrestato il 1 marzo, 10 giorni solo sono stato fuori. E da allora poi non è stato più scarcerato? No, solamente 10 giorni. Poi un'altra cosa, riprendendo la domanda poco fa del pubblico ministero, nel periodo in cui lei era detenuto a Livorno, nel periodo in cui era detenuto anche il Grippi, lei ha mai sentito dire da compagni di detenzione che il Grippi aveva l'intenzione o si paventava che il Grippi avesse l'intenzione di collaborare con la giustizia? Lo escludo categoricamente. Perché? Ma perché non c'erano queste voci. Vabbè, non esiste. Non ho nessun'altra domanda.
Va bene. Su queste ultime domande può intervenire il pubblico ministero. Una domanda, visto che lei lo esclude, e io le avevo fatto in precedenza una domanda io, vorrei sapere, ma è vero che Nardo Grippi a un certo punto si è fatto mettere in isolamento e che questo è stato interpretato come un motivo ma di ma non esiste, è stato trasferito e basta, non lo so. Trasferito nello stesso carcere? No, è stato trasferito dall'istituto. Non è stato mai messo in isolamento? No, non lo so se l'hanno messo in isolamento, è stato trasferito. E com'è che esclude che Nardo Grippi? Perché io sono stato buon acciuano là e non c'era questa voce di pentimento. C'era questa voce o non c'era? Non c'era questa voce. Non c'era questa voce di pentimento, va bene. Bene. Allora, l'avvocato Turrisi può concludere. Nessuna domanda, Presidente. Va bene. Allora, l'esame è concluso, può andare. Io, Presidente, ci volevo dire, se potrebbe fare accertamento su questo Costa nei carceri? Vabbè, questo lo vedremo solamente questo nostro voglio processo. Dire, per la verità della giustizia. Può andare. La ringrazio. Buongiorno. Allora, possiamo introdurre Bagarella. Comodi. Ci vuol dare le sue generalità? Bagarella Leo Luca, nato? C'è 2.42 a Corleone. In atto detenuto. In atto detenuto, sì. Anche se è noto, lei è stato già condannato per il reato di quell'articolo 416 bis? O è stato imputato per questo reato? Sono stato imputato, perché sono stato condannato per 416. Va bene. Allora, in ogni caso si procederà eventualmente al suo esame richiesto quale dagli avvocati da cui è salvo come teste di riferimento. Lei deve dirci se intende rispondere o se si vuole avvalere della facoltà di non rispondere. Vuole rispondere sarà assistito da un difensore. Una volta che mi hanno visitato sono qua per rispondere. Allora, dichiara intendo rispondere. Ha un suo difensore o accetta di essere assistito da un difensore di ufficio? Non credo ci sono difensori miei qua. Quindi accetta di essere assistito da un difensore di ufficio? Allora accetta di essere assistito da un difensore di ufficio. Il Presidente nomina l'Avvocato Vitello. Allora, l'Avvocato da qui o l'Avvocato Salvo possono procedere? Avete stabilito un ordine comincio tra voi? Io, Presidente. Avvocato allora Salvo. Inizia per l'esame l'Avvocato da qui. L'Avvocato Presidente. Salvo. Signor Bagarella, abbiamo chiesto la sua citazione come teste di riferimento per circostanze che Tullio Cannella avrebbe appreso da lei. Quindi lei ha conosciuto Tullio Cannella? Sì, ho conosciuto Tullio Cannella per un motivo che mi ha affittato un appartamento. Così ho conosciuto questo signore. Lei ha avuto, durante la sua latitanza, ha avuto contatti con Cannella? Cannella la visitava, la assisteva durante... Ci ho parlato pochissime volte, 2 o 3 volte. Ho visto che era un chiacchierone, un stravagante, e l'ho lasciato così, non ci dava nessuna confidenza né niente. Ci sono delle circostanze o degli elementi per i quali... ammesso che lei avesse avuto delle confidenze da fare, non le avrebbe fatte a Cannella? Non so se sono stato chiaro. Aveva elementi per diffidare di Cannella? Prima che io non so lui di che cosa, perché lui se ne inventa una giorno, non so di che cosa lui questa volta mi sta accusando, dove ora di aver raccontato, però io né a lui né a altri che cosa ci devo raccontare. Lei era a conoscenza di fatti che riguardavano ad esempio rapporti fra Cannella e Calvaruso che potevano indurre a diffidare della affidabilità di Cannella? Questo sì, ecco. Che Calvaruso, con Calvaruso ho avuto insomma qualche rapporto in più, perché Calvaruso era la persona che a me mi pagava la bolletta della luce, mi portava la macchina al lavaggio, mi andava a buttare il sacchetto della spazzatura, insomma mi ci vedevo un po' di più. E il Calvaruso ha avuto delle lamentele da fare insomma ai riguardi di questo signore. Cioè in che senso? Se può chiarirlo alla senso, Presidente, io mi oppongo intanto alla formulazione della domanda, perché ormai siamo al di fuori assolutamente del capitolato, e l'avvocato Salvo, avendo chiesto l'esame,
è sottoposto ai limiti dell'esame, appunto, non può sondare sui rapporti Cannella-Calvaruso, su quello che gli sarebbe stato detto sui rapporti Bagarella-Calvaruso, quando invece l'esame ex articolo 195 di Bagarella è stato ammesso su precise circostanze dette da Cannella. Calvaruso non c'entra nulla. Comunque, data la particolare intensità dei rapporti di cui ha parlato sia Bagarella sia il Cannella, è opportuno verificare il tipo di questi rapporti e la natura. Poi, Presidente, mi riferisco proprio a una circostanza specifica. Non volevo sapere i rapporti di Bagarella con Calvaruso. Se sapesse di qualcosa per cui Cannella aveva mostrato di non essere affidabile, stava parlando, stava rispondendo. Lei stava dicendo con Calvaruso. Le chiedevo se c'è stato un fatto fra Cannella e Calvaruso che a lei poteva. E Calvaruso dimostrava che Cannella non era una persona affidabile. E Calvaruso mi diceva che questo Cannella una volta sono state carcerate. Sì. E questo Cannella dice che piangeva dalla mattina alla sera. Poi non c'era da fare affidamento come persona, perché era uno che truffava anche a Calvaruso, ha cercato di truffare anche a Calvaruso. E glielo diceva Calvaruso. Calvaruso. Prima del suo arresto, scusi se la interrompo. Cioè, sì, questa cosa le sapeva lei prima. Sì, c'è. Ce n'è stata una sola avvocata che lei può anche controllare, anche il Presidente potete controllare. Calvaruso si è comprato un appartamento del Cannella, in quella via dove abitavo io, diciamo. Al momento della stipula dell'atto, il Cannella gli dice a Calvaruso, questo è un discorso che a me me lo dice Calvaruso, però potete controllare e vedete che la realtà non è che... il Cannella gli dice a Calvaruso... Dice, prepara i soldi per il notaio e per l'IVA, i soldi per l'IVA. Quello gli dice quanto devo preparare? Dice, se fai il conto, dice, il 19% l'IVA e più i soldi del notaio. Quello dice, ma il 19%, scusa, siamo quasi alla fine del 94, insomma, a quel tempo l'IVA non era il 19% per l'acquisto della casa, perché se non vado errato era... il 4,5% per la prima casa e il 9% per la seconda casa. Lui gli dice di preparare il 19%, insomma, questo dice mi vuole truffare. Però poi, quando il Cannella si è visto scoperto, dice, sai, io ho sbagliato, dice, questo era un motivo, insomma, che Calvaruso, e poi c'erano tanti altri motivi, per esempio Cannella era la persona che vendeva una casa. In questa casa c'erano 3-4 acquirenti e lui prendeva la capace dei 3-4 acquirenti, poi tirava il sorteggio a chi si doveva vendere la casa. Dico, questo è il Calvaruso. Quindi tutte queste cose erano a sua conoscenza ai tempi dei rapporti con Cannella. Le volevo chiedere, entrando proprio sul tema per cui io ho chiesto la sua citazione, lei ha mai riferito a Cannella di un episodio che riguardava Urso Giuseppe inteso Franco? A proposito del taglio della rete di un villino del villaggio Euromare. Non lo conosco, questo tipo. Lei conosce Franco Urso? No, non lo conosco. E quindi già questa risposta, credo, Presidente, rende inutili tutte le altre, giusto? Se dice che non lo conosco. Avvocato, è lei che conduce l'esame, quindi valuti lei ciò che è utile e ciò che non è utile. Potrei chiedere, mai riferito che Urso aveva fatto con Aglieri e Graviano un fatto importante come la strage, facendo capire che era la strage? Mi pare una domanda inutile se mi dice che non conosce Franco Urso. Non lo conosco, avvocato. Ha mai parlato a Cannella? Assolutamente. Gli ho detto della che strage di Via D'Amelio? Assolutamente, avvocato. Non ho altre domande. Non so niente, poi... Credo sia opportuno che svolga, se il pubblico ministero è d'accordo, facciamo fare l'esame anche all'avvocato da qui. Presidente, avvocato da qui. Senta, lei ha detto che si è incontrato 2 o 3 volte con il signor Cannella. Sì. Lei ha mai parlato col Cannella di persone che sarebbero stati coinvolti nella strage di Via D'Amelio? Assolutamente, avvocato, anche perché non so niente, perciò non ho niente da raccontare a Cannella. Lei conosce Gambino Natale? No. Ne ha mai sentito parlare? Ne ha mai parlato con Cannella? No, mai, assolutamente. Un nome sconosciuto. Certo.
ha mai parlato con Cannella di un movimento denominato Movimento Politico Sicilia Libera? Guarda, avvocato, questo è proprio il colmo delle bugiarderie di questo signore. Questo signore, come voi sapete, in tutti i processi dove va, cerca di darmi a me in mezzo in questo partito che lui dice Sicilia Libera, non Sicilia Libera. Io dico una cosa, avvocato, come l'ho detto anche in altre corte d'assise, se io avevo interesse in questo partito, non lo so se voi altri lo sapete, Cannella dice che ha presentato un candidato per questo partito. E i voti che ha preso, cercate di vedere, ha preso 23 voti. Ora, siccome in Sicilia, come tutti sappiamo, i giornali parlano a mafia, da voto, a mafia, da voto, allora, o io ho interesse in questo partito e se sono un mafioso, giustamente questo partito deve fare, diciamo, un cesario. Allora non ho interesse, e cioè, o non sono un mafioso, oppure non ho interesse io in questo partito. Avvocato, più chiaro di così, io non lo so come devo dire. Lei sa chi era questo candidato? Sa di cosa? No, non lo so. Io qualche cosa poi l'ho letto sui giornali, qualche cosa così. È quello che ha andato dicendo lui sempre nei vari processi. Ho capito. Senta, lei è stato mai al villaggio Romare? Non so dove si trova questo villaggio, avvocato. Insieme al Cannella, in un villaggio non avvocato, c'è mai stato. Io le devo fare presente, credo che voi altri lo sapete, che c'è Giovanni Giacomo che dal 1992, alla fine del 92, che è un collaboratore della giustizia. La prima cosa che Giovanni Drago gli ha fatto scrivere a verbale di mettere sotto controllo questo villaggio. Io ho letto qualche cosa negli atti. Si figura se io potevo andare ad abitare in questo villaggio con questi discorsi. Io ero latitante, non è che ero latitante per un furto di galline. Ero latitante e mi cercavo, non è che... Perché è stato posto sotto controllo questo villaggio? Non lo so, vedete il dichiarazione di Giovanni Giacomo, okay. Quello che dice Giovanni Giacomo. No, se era a conoscenza, diciamo, del motivo. Ma per quello cui... che dicono, io dagli atti che ho letto, sì, ecco. Dice che ci frequentano persone mafiose, dice Giovanni Giacomo. Poi, vero, non è vero, io non lo so, non ci sono mai andato. Quindi... Va bene. Io sapendo queste cose, mi vado a mettere in bocca al lupo, non lo so. Non ho altre domande, Presidente. Va bene, pubblico ministero può controesaminare. Lei quando è stato arrestato per l'ultima volta? 24 giugno 95. E prima del 24 giugno 95 era latitante da quanto tempo? Era gennaio, 30 gennaio del 92. Quindi da quando era passata in giudicato la sentenza del maxi processo, giusto? Sì, sì. Lì ha avuto la pena dell'ergastolo lei? No. Quale? C'ero 3 anni e 10 mesi. Però lei poc'anzi ha detto, ero latitante, non ero un latitante qualsiasi, avevo un ergastolo alle spalle. Quale ergastolo aveva? No, io non ho detto che ergastolo alle spalle. Io ho detto che non ero un latitante per un furto di gallina. E perché cosa era latitante? Ero latitante perché dovevo scontare queste 3 anni e 10 mesi e poi man mano sono spuntate altre cose. Per esempio la strage di Capaci pure? Credo che già c'era, all'epoca che si parla del villaggio di Romare, già io ero imputato della strage di Capaci. Senta, e mi dica una cosa, lei durante questi 3 anni e più di latitanza, dove la trascorreva la latitanza? Penso che adottava delle misure cautelative per stava a casa sua, andava in piazza oppure si guardava attorno per cercare di non farsi trovare dai carabinieri, dalla polizia, visto che era latitante. Giustamente non è che io giravo, io facevo commerciante di formaggi, io cioè, mi andavo a guadagnare il pane. Certo, non è che me ne andavo davanti a caserma a farmi vedere questi assù, o me ne andavo nella piazza di Corleone a farmi vedere. Mi dica una cosa, ma le è capitato mai di andare per esempio a dormire a casa di una persona che lei non conosceva bene e di cui non si fidava? Guarda, io quando ero latitante facevo il latitante, quindi... Se può specificare meglio che cosa significa appunto questa non lo so sua che affermazione. Cosa dire, che cosa vuole dire lei? Io non lo so. Se lei io è più chiaro, le ho chiesto una cosa, poi lei vede se mi vuole rispondere. Se per esempio è andato mai a dormire per una notte o più notti o per un periodo, a casa di una persona, dei proprietà di una persona di cui lei non si fidava, di cui lei, che lei prima non conosceva, che lei sapeva
poter essere anche eventualmente una persona non fidata che faceva qualche soffiata ai carabinieri, alla polizia o che parlava in giro. Ma io credo che questo non mi è mai capitato, poi non lo so a che cosa si riferisce lei, dottore. Allora mi dica una cosa, signor Bagarella, lei può spiegare come è arrivato a quell'affitto della casa, ci dirà ora anche dove si trovava questa casa, da parte di Tullio Cannella? Che lei ha esordito, l'ho conosciuto perché mi ha affittato una casa. Innanzitutto, qual era sta casa, quando l'ha affittata e come ci è arrivato a questa casa? Io ero arrivato a questa casa che avevo bisogno di un appartamento e giravo nelle vie a Palermo dove c'erano queste insegne dove si affitta, puramente guardavo sui giornali. Mi trovo a passare da questa strada in via Malaspina e ho visto che c'erano dei cartelli dove c'era scritto che si affittava la casa. Ho parlato che c'era il portiere e mi ha indicato di andare sopra, quarto piano, quinto piano, non ricordo, dove c'aveva l'ufficio questo signore Cannella. Sono andato là, chiese lei se aveva qualche appartamento da affittare. Dice sì, c'è un appartamento, però per il momento, dice, si torna, dice, fra un po' di giorni. Dice. Ci ritorno dopo 3-4 giorni e lo trovo assieme a Calvaruso. E mi hanno affittato questo appartamento. Lei a Calvaruso già lo conosceva? No. E lei si è informato su questi signori Cannella e Calvaruso, se potevano essere affidabili? Cioè lei, solo gli hanno presentato queste persone, signor Cannella, signor Calvaruso, e lei ha affittato la casa. Che cosa ci dovevo dire? Scusa, io non è che ce l'avevo scritto in fronte che mi chiamavo Bagarella. Come si è presentato lei? Avete stipulato un contratto per iscritto? No, non abbiamo stipulato un contratto, non abbiamo fatto. E lei ha dato il suo nome e cognome, come si è presentato? Non mi ricordo, ci ho dato qualche nome, glielo ho dato, non mi ricordo, dottore. Successivamente, siccome lei ha già detto che sia a Cannella che a Calvaruso li ha frequentati anche dopo. Sì. Lei gliel'ha detto che invece il suo vero nome era Leoluca Bagarella? Dopo sì, dopo che ho conosciuto. Anche a Cannella, è vero? Sì. E su per giù quando, visto che lei è stato arrestato il 24? È passato qualche mese, due mesi. No? L'appartamento quando l'aveva affittato? Verso marzo, aprile del 94. Mi dica una cosa, lei quando è stato arrestato aveva ancora la disponibilità di questo appartamento in via Malaspina? Certo. Può spiegare, e già Calvaruso le aveva raccontato, lei ha detto nel 94, di queste cose di Cannella, della truffa, che per esempio dell'attentativo di truffa sull'IVA, di queste cose che ha riferito? Sì. Lei non ha pensato, visto che Calvaruso le aveva detto che Cannella era un soggetto, lei lo ha definito chiacchierone, truffatore, lei non ha pensato che era poco prudente dal 94 al 24 giugno 95 continuare a stare a casa di una persona, Tullio Cannella, al quale lei aveva detto che lei era Leoluca Bagarella? Ma dottore, ormai c'ero dentro, non è che... Non si poteva procurare un'altra casa, non ha cercato un altro rifugio? Stavo cercando, solo non è che oggi per domani uno trova una casa. Là, siccome ero comodo, stavo bene, cercavo di tirare, insomma. Fino a... E lei ha detto quando lo ha conosciuto a Cannella, ma non ha detto fino a quando lo ha frequentato? Frequentato, gli dico che io gli ho parlato 2-3 volte, 4 volte. Ma non è che lo frequentavo, però lui sapeva che io abitavo là, in quella casa. Tramite Calvaruso lui lo sapeva, non è che non lo sapeva. C'erano altre persone che sapevano, oltre ai suoi familiari chiaramente, che sapevano che lei abitava lì in via Malaspina? No, lo sapeva Calvaruso e Cannella e basta. E basta, e i suoi familiari? Sì. E mi dica una cosa, signor Bagarella. La domanda, Presidente, lo premetto per eventuali opposizioni, mi pare che sia leggermente diversa da quella che hanno fatto già i difensori. Lei ha mai detto a Cannella che era ricercato per esempio per la strage di Capaci? Ma non è che avevo bisogno io di dirglielo a Cannella. Quando Cannella già sa che sono io, lo legge sui giornali, non è che io ci ho detto a Cannella sono imputato per questo, sono imputato per quello. Già lo legge sui giornali, la televisione, non è che sono io a dirglielo. E lei ha mai detto a Cannella che con la strage di via D'Amelio lei non c'entrava niente?
io non c'entro niente né con la strage di Via Lamelio, nemmeno con la strage di Capaci. Signor Bagarella, la mia domanda è diversa. Se lei ha detto a Cannella... Non ci ho mai fatto nessun discorso a Cannella, di nessun genere. Lei ha conosciuto i fratelli Graviano, in particolare Graviano Giuseppe? No. Cannella le ha mai parlato di queste persone? Ti dico che con Cannella abbiamo avuto 2-3 volte e basta, non abbiamo parlato mai di niente e di nessuno. E mi dica una cosa, a ieri Pietro l'ho conosciuto? No. Lei ha detto che con Calvaruso avevate un rapporto più intenso rispetto a Cannella. Intenso in questa maniera, gli ho detto che cosa faceva Calvaruso per me. Lei si è fatto mai accompagnare da Calvaruso in qualche parte a incontrare persone o fuori Palermo? Senta, dottore, Calvaruso dice che mi faceva l'autista. Guardi che io quando sono stato arrestato alla guida della macchina, con documenti intestati pure alla macchina, perciò quindi a chi lo faceva l'autista? Vabbè, Calvaruso era stato arrestato quando l'autista, lei è stato arrestato. Mi trovavano con Calvaruso accanto, invece Calvaruso non c'era accanto a me. Cioè, Calvaruso può dire quello che vuole. Ma lei si ricorda se Calvaruso è stato arrestato prima che fosse arrestato lei? Non lo so io, dottore. Non se lo ricordo. Io non lo so. Se è stato arrestato prima o è stato arrestato dopo, io non lo so. Senta, lei l'affitto di questa casa, di via Malaspina, come lo pagava e a chi lo pagava? Io lo pagavo a Calvaruso. E Calvaruso se la vedeva lui, perché poi questa casa, a quello che poi ho capito dopo, non era né di Calvaruso nemmeno di Cannella, era di qualche altra persona che io non conosco. Ascolti, signor Presidente. Sì. Gli imputati Greco Carlo e Calascibetta Giuseppe vorrebbero rinunciare al proseguo dell'udienza. Va bene, pigliamo. È Calascibetta da solo o c'è qualcun altro? Mi restano la mattina e Tagliavia. Va bene. Allora rinunciano Greco e Calascibetta. Ne pigliamo nota. Prego, pubblico ministero. Lei, prima che suo cognato Salvatore Rina fosse arrestato il 15 gennaio 93, che rapporti di frequenza aveva con suo cognato? Lo vedeva? Ma io non mi incontravo mai con mio cognato. Non avevo nessuna confidenza. Siamo parenti, ma non è che ci incontriamo, avevamo rapporti. Io sono uscito dal carcere e ho incominciato a fare il commerciante dei formaggi. E se non facevo quello me ne sarei andato in campagna a zappare la terra. Ma c'era qualche motivo particolare per cui non avevate rapporti? No, non ci vedevo. Lui aveva fatto suo e io avevo fatto mio. Ci sono motivi. Da quanto tempo non vi vedevate? Quanto tempo? Io sono stato 11 anni in carcere, perciò se figure quanto tempo. Ho fatto 11 anni di carcere tutto in continuazione, dal 79 alla fine del 90. Vi siete mai visti dal 30 gennaio 90? Non ho incontrato mio cognato. Non ho incontrato. Io a mio cognato poi l'ho incontrato qua nei carcere, l'ho visto qua nei carcere. Pasquale Di Filippo lo ha conosciuto? Sì, conosco a Pasquale Di Filippo. Se vuole sapere come lo conosco, glielo dico. Sì. Pasquale Di Filippo è fratello della moglie di mio cognato Marchese Antonino. Ho conosciuto Pasquale Di Filippo quando sono uscito dal carcere. Che uscendo dal carcere io avevo un residuo di pena di allontanamento dalla Sicilia, Calabria e Campania. E mi ero stabilito là fuori perché non potevo venire qua giù. Poi in occasione che c'avevo un processo a Piedelibero, sono sceso perché non è che mi hanno dato, quando sono uscito dal carcere, non è che mi hanno dato permesso per andare a salutare i familiari, cose, niente. Sono dovuto rimanere là sopra e basta. Quando sono sceso, siccome anche questo non potevo andare, mi hanno messo pure l'obbligo che non potevo andare nemmeno a Corleone, mi dovevo rimanere a Palermo. E cioè io pensavo di andare in Abergua. Invece c'era mio suocero che aveva 2 appartamenti, e dice no, io te ne vieni a abitare a casa mia. E me ne sono andato a abitare a casa di mio suocero, ho fatto scendere mia madre e le mie sorelle e abitavamo. Mio suocero abitava con la famiglia in un appartamento e io con mia madre e le mie sorelle per quei giorni, insomma, che poi avevo il processo,
quando mia cognata, che sarebbe mia cognata, una cognata acquisita, la sorella di Pasquale De Filippo, ha saputo che io ero uscito da casa e mi trovavo in casa della suocera, si è fatta accompagnare di suo fratello per venirmi a salutare. Tant'è vero che il signor Pasquale De Filippo sempre dice che con me aveva un'amicizia al punto che ha mangiato assieme a me. E ora io gli spiego com'è che lui ha mangiato assieme a me. È venuto che erano dopo le 8 di sera, dopo le ore 20, e cioè era già mia suocera, stavano apparecchiando per cenare. C'è Pasquale De Filippo e sua sorella è la nuora di mio suocero e di mia suocera. Stavano apparecchiando per la cena e l'hanno invitato, c'è stato per qua e si è mangiato qua. Invece Pasquale De Filippo in tutti i processi dove va dicendo che l'ho invitato io ha mangiato con me, però non è che ci spiego come è andato di fatto. Io ero un ospite a casa di mio suocero e mio suocero ha invitato a sua nuora a mangiare là, a rimanere là a cenare da, assieme a noi. E ho conosciuto, in quell'occasione ho conosciuto Pasquale De Filippo. L'ho visto poi un'altra volta quando mi sono sposato, che è stato invitato da parte di mio suocero, non da parte mia, perché io non ho nessuna confidenza. Da quel giorno, nel mio matrimonio, il 24 aprile 91, io non ho più visto Pasquale De Filippo. Io, alla fine del 91, ottobre, credo, ottobre, novembre, ero libero. Sono ritornato a Corleone libero. Ho finito di scontare quel residuo che avevo di allontanamento e sono ritornato a Corleone libero. Io non ci ho ricambiato una visita a casa di Pasquale De Filippo. Chiedeteglielo e vedete se veramente. Se io a Pasquale De Filippo non lo cercavo, quando ero libero, quando sono latitante non lo posso cercare, dottore. Lui può dire quello che vuole. Dice che mi ha fatto arrestare, dice tante altre cose, però lui dice pure che io gli avevo detto di fare un gruppo ristretto, però sempre lui dice che poi se ne andava a fare delle omicidie, lo dice lui, io non lo so se è vero o non è vero, senza dirmi niente a me. E cioè, quindi, stabilite voi altri, qual è la verità? Io non ho capito una cosa che lei ha detto, sì, rispondendo alle domande di uno dei difensori. A proposito dell'interessamento che c'è stato o non c'è stato, lei dice che non c'è stato, per il partito Sicilia Libera. Lei ha detto quello che il candidato di cui ha parlato Cannella ha avuto 23 voti. Allora stabilite voi, se io mi fossi interessato... Se io avevo interesse in questo partito, dato che si dice che... i mafiosi in Sicilia i voti sono sempre per la mafia, insomma, o sono mafioso io e questo partito fa un salto, mi interessa, o veramente non mi interessa. Ma lei appartiene a Cosa Nostra? Lei appartiene a Cosa Nostra? Non ho mai fatto parte di nessuna associazione. E cosa voleva dire allora quando dice se io mi fossi interessato? Insomma, se io avevo interesse e dato che per la legge sono un mafioso, insomma, questo partito... Se no non aveva interesse. No, lasci perdere la legge. Lei aveva la possibilità di fare avere voti se si fosse interessato. Non ho nessuna possibilità di niente. Senta, a parte le condanne definitive, lei è stato condannato in primo grado all'ergastolo? No, anche definitivo c'ho l'ergastolo. E per quale omicidio ce l'ha? Boris Giuliano. E non definitivo? Ce n'ho parecchie. Capaci? Sì. Le stragi di Firenze? Sì. Lei è stato processato anche per il sequestro del figlio del collaboratore di Matteo Mario Santo? Sono nel processo, però. Si è concluso in primo grado? No, ancora no. Lei ha conosciuto Cancemi Salvatore? No. Ne ha sentito parlare? Sì, ora chi? No, prima che iniziasse a collaborare. Assolutamente. No. E Brusca Giovanni lo ha conosciuto? No, no, non ci rispondo per Brusca. Non vuole rispondere? No, si intende a valere della facoltà di... Ho fatto altre dichiarazioni in altre poste, il signor Brusca. Io ho conosciuto il padre. E lo ha conosciuto come? In che circostanze? Ho conosciuto un paio di volte, ho visto pure a lui che veniva là da suo padre a farci colloqui. E poi basta. Quando l'ho conosciuto il padre, Bernardo Brusca?
credo nell'86, l'87, e anche se processo di Palermo. Eravamo nella cella assieme e poi siamo stati anche all'ospedale assieme. Allo? In ospedale assieme, ricoverati in ospedale. Lo ha conosciuto mai Cannella Cristoforo, detto Fifetto? No, no. Cannella le ha mai parlato dell'Euromare Village? Dottore, io ho detto che con Cannella ci ho parlato pochissime volte. E lui... di che cosa avete parlato quelle volte? Ma di niente, dell'appartamento, quelle poche volte che mi ci sono incontrato, dell'appartamento e basta. Non è che abbiamo parlato di altre cose. Lei in quell'appartamento ha portato anche sua moglie e i suoi figli, in quell'appartamento affittato da Cannella? Sfortunatamente no, non ce ne ho figli. Sua moglie l'ha portata anche lì? Ma dove? Nell'appartamento dove... Ah, qua in via Malaspina? Sì, 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 là ci abitavo. Stamattina alle 4, dottore, sono stanco molto. Mi dica una cosa, signor sì. Bagarella. Lei prima del 94, quando ha detto che Calvaruso le disse quelle cose di Cannella, ne aveva mai sentito parlare di Cannella in termini negativi? Io non lo conoscevo a Cannella, dottore. Gli ho detto come ho conosciuto Cannella e come ho conosciuto Calvaruso, perciò è inutile che lei mi gira. Mm. No, sa perché? Perché lei sente parlare nel 94... E gli ho detto come, e gli ho detto come e fino al giugno 95 sta a casa di Cannella, con Cannella che sapeva dove lei latitante. Sì, ma Calvaruso non è che me l'ha detto l'indomani questo discorso. Calvaruso ha passato un po' di tempo prima che mi ha detto quelle cose. E poi una volta che c'ero dentro che cosa dovevo fare? Oltre che dell'appartamento avete parlato di qualcos'altro con Cannella? No, non ho parlato di niente con Cannella. Dove avvenivano questi incontri? E là, nell'ufficio da lui, dove, quando ci siamo visti nell'ufficio in via Malaspina, lui c'aveva l'ufficio là. È lo stesso stabile dove abitava sì, lei? Sì, lo stesso stabile dove abito io. Dove abitavo io. Per il momento non abbiamo altre domande, Presidente. Allora, nell'ordine i difensori possono riesaminare. Nessun'altra domanda. Io presento solo un chiarimento. Nel processo per il sequestro di avvocato Mammana, nel processo per il sequestro del piccolo Di Matteo, il signor Bagarella ha detto che è nel processo. Volevo capire, è imputato? Sì, sono imputato. Di che cosa? L'unico che mi accusa è il signor Brusca. Siccome il signor Brusca c'ha un odio tremendo con me, perciò quindi tutto quello che mi può caricare addosso, quello me lo carica. Ma è imputato di che cosa? Del sequestro del piccolo Di Matteo o di altri fatti? Io sono imputato del sequestro, mi imputa. Non è che mi imputano per l'omicidio, perché ero io. Che... Ho capito, grazie. Senta, signor Bagarella, lei poco fa ha detto che ha visto soltanto due volte Brusca, Giovanni. Ora, rispondendo alla domanda dell'avvocato Mammana, lei ha detto che Brusca... Che... Ho capito, grazie. Senta, signor Bagarella, lei poco fa ha detto che ha visto soltanto due volte Brusca, Giovanni. Ora, rispondendo alla domanda dell'avvocato Mammana, lei ha detto che Brusca l'accusa ingiustamente perché ha odio nei suoi confronti. Ma allora, qual è il motivo dell'odio? Ce lo vuole indicare? Ci sarebbe un discorso lungo da fare, dottoressa. Io non è che sono qua per... Lei è qua per rispondere alla giustizia perché è un suo preciso obbligo. Ecco, quindi se lei ci vuole dire, io le ho fatto la domanda, se il Presidente ritiene di ammetterla, lei se vuole rispondere, mi risponde. Dottoressa, mi deve scusare se io non le rispondo, però siccome ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, preferisco non... Se avrà la facoltà di non rispondere. Va bene, nessun'altra domanda. Va bene, e allora le parti possono...